Bene, io aprirei a questo punto il dibattito perché se no parliamo solo noi. Ah, parliamo, ci vediamo dopo, o vogliamo. Sì, non, sì, facciamo così, così ora noi ci riposiamo un po' e facciamo, apriamo un dibattito e poi dopo magari parliamo delle altre due relazioni. Alessandra Molinari? Beh sì, non lo so, c'è un microfono, a Possiamo meno che. vediamo Ah no, se c'è un altro aspetta. che funziona. Uno di quelli che stanno. Questo. Questo. Allora, sì, anch'io mi unisco ai complimenti sulle due relazioni che stiamo discutendo e mi unisco all'invito a sempre lavorare sugli standard comuni, perché mi sembra che poi avere standard comuni consente il confronto sistematico e il confronto sistematico aiuta a capire attraverso le differenze, quindi dobbiamo essere sicuri di quello che confrontiamo perché dalle differenze si capisce. Ciò detto, quindi alcune cose molto generali. Da un lato, ecco, quando si parla sempre di continuità di importazioni mediterranee, secondo me è fondamentale almeno qualche dato percentuale. Perché un conto se è il 2% rispetto agli insiemi, un conto è se è il 90% come per esempio i depositi da Criptobalbi a Roma, quindi sono scale immensamente diverse. A parte queste cose, ne vorrei dire delle cose molto generali, ma le dirò penso domani alla tavola rotonda, e allora invece mi vorrei concentrare sull'ottavo secolo, da una parte all'altra dell'Italia, e mi sembra che questo ottavo secolo tra l'Alto Adriatico e l'Alto Tirreno sono molto diversi e pongono appunto problemi molto diversi uno dall'altro. Nell'Adriatico un interrogativo che mi viene per questo periodo è l'incidenza del libero commercio e invece l'incidenza ancora dello Stato bizantino. Perché poi sappiamo dai bizantinisti, Bisanzio c'è ancora uno Stato che funziona, che chiede le tasse, Costantinopoli è ancora al centro, è tutto sommato una città popolosa che è il centro degli scambi. Tuttavia non bisogna dimenticare che nell'VIII secolo lo Stato bizantino, sebbene funzionante, ha avuto una serie di trasformazioni che possono avere influenze enormi sullo scambio di merci, per esempio la territorializzazione dell'esercito. Allora, grandi movimenti di merci sono legati a nutrire l'esercito, se cambia la struttura dell'esercito questo può avere delle influenze. E l'altra cosa fondamentale è in che modo vengono riscosse le tasse, cioè se in natura o in denaro e diciamo, in quale modo quindi si determinano forme di circolazione, perché se diciamo, scompare la tassa in natura e vengono riscosse solo in denaro, i movimenti di merci, anche questi cambiano, quindi diciamo, è fondamentale anche vedere queste oscillazioni nella modalità di riscossione delle tasse e nei movimenti legati all'esercito. E quindi da un lato quanto pesa lo Stato bizantino nell'VIII secolo negli scambi mediterranei. Dall'altro il libero commercio, appunto, che caratteristiche ha e questi emporia, se sono così indipendenti, cioè sono i liberi mercanti che sono l'inizio del grande commercio basso medievale, oppure sono quelle comunità di confine che sono tutto sommato però controllate dalle autorità pubbliche che possono avere poteri più o meno forti. Quindi questa cosa pensando alla relazione di Claudio Negrelli, dall'altro la Toscana. Per la Toscana diciamo, tra ottavo e nono, quindi con un forte calo dei livelli di scambio e la produzione nell'ambito delle grandi tenute agricole. Allora, questo è una cosa interessante, però diciamo, fa pensare a una onnipresenza della grande proprietà,
quindi la Curtis che controlla, diciamo, tutti i territori che sappiamo non essere. E so che è anche un po' astratto il modello di Chris sulle società a base contadina, però questo è un modello che per esempio è stato evocato per alcune fasi dei castelli in legno. Quindi in queste società a base contadina, dove quindi la grande proprietà non ha peso oppure ce l'ha marginale, non c'è una possibilità di individuare produzioni autarchiche dentro quel modo di produzione, oppure ci sono differenze tra zone di grande proprietà e zone invece di comunità contadine autonome. Quindi comunque è comunque interessante anche come modello di scambio se si può verificare quello delle tenute agricole, perché è un tipo di scambio legato alla redistribuzione, cioè un modello estremamente interessante elaborato anche dagli antropologi, cioè non è uno scambio alla pari, non è lo Stato che redistribuisce, è però la grande proprietà che si occupa di far circolare c'è una sorta di agenzia centrale che poi ridistribuisce i beni, e quindi forse questo dovrebbe avere delle conseguenze sulle modalità della distribuzione, ma forse alcune cose è ancora prematuro per dirlo. Un'ultimissima cosa sulla ceramica status, magari ne riparleremo anche domani, anche dei modelli economici che può essere utile usare. Soltanto una cosa, è vero che è importante l'archeologia della produzione, scavare i centri di produzione, temo che questi centri di produzione altomedievali siano di scarsissima entità, forse dato che a fabbricare la ceramica era una percentuale minima della popolazione, mentre tutti quasi o quasi tutti consumavano ceramica, dal punto di vista economico forse è decisamente più interessante il punto di vista dei consumatori che non dei produttori. Per oggi basta. No, è soltanto poi sentendo anche Sauro questo problema di l'interpretazione sociale delle ceramiche, perché forse tendiamo di guardare le ceramiche e dire quelle sono ceramiche importate, allora valgono di più, o sono ceramiche di un certo tipo, allora vanno sulla tavola, allora hanno un valore in più e quant'altro. Ma un altro modo forse di interpretare socialmente le ceramiche sarebbe tra nella forma anche di ceramica che a prima vista sembrano dello stesso valore. Cioè, mi spiego, io sto pensando all'ultima relazione anche di cui dovremmo ancora arrivare, allora ossa e ceramica, perché tempo fa avevo fatto io un tentativo di esaminare la ceramica da cucina come indice di quello che veniva cucinato. Poi oggi abbiamo sentito, per quanto riguarda Poggi Bonsi, Mirandolo, Montarenti, quant'altro, questa distribuzione di parti di animali secondo lo status dell'insediamento. Allora, se status sociale è, come penso, legato anche a quello che tu puoi mangiare a discapito del contadino, magari puoi sempre cucinarlo un vaso brutto, ma hai bisogno di un vaso brutto di quel tipo per cucinare quello, e un vaso brutto di un altro tipo per cucinare un'altra cosa. Allora, leggi lo stato sociale attraverso ceramiche che non siano belle o brutte, ma per cucinare cose diverse. Questo è un... Certo. Quanto si potrà fare lungo questa strada non lo so, però mi sembra che potrebbe valere la pena. Prego. Più che altro un chiarimento per avere, se avevo ben capito alcune cose, per un periodo di tempo specifico che hai mostrato sul grafico, cioè il periodo della Tuscia Longobarda soprattutto. Cioè, volevo capire se quello che intendevi dire è che assistiamo in quel periodo a una parcellizzazione dei luoghi di produzione e a una diffusione di questi sul territorio, nonostante che a questo non corrisponda uno svilimento
tecnologie di produzione, ma al contrario al mantenimento di un livello di produzione diciamo abbastanza elevato, insomma, ecco. Perché questo potrebbe, diciamo, essere forse anche un'indicazione di un certo tipo di modalità economica, insomma, di sfruttamento di modelli produttivi di certe risorse pirotecniche, insomma, mi sembra interessante poter evidentemente sviluppare, insomma, il parallelismo con altre arti del fuoco che sembrano seguire in quel periodo lo stesso tipo di andamento, diciamo, per la medesima regione. Non so se... Dunque, mi è molto interessato il confronto che hai fatto tra Rimini e le città dell'interno dell'area padana. Mi chiedo e ti chiedo se il contesto di Rimini ha confronti con altri contesti della stessa città. Perché se valutiamo i confronti all'interno di città come Brescia o come Verona, esiste una disparità non soltanto di percentuali di ceramiche di importazione rispetto a ceramiche comuni, ma anche all'interno delle stesse ceramiche che possiamo considerare comuni, con la distribuzione, ad esempio, della ceramica longobarda. Già era stato osservato a Brescia che la quasi totalità dei reperti con queste caratteristiche proveniva dall'area compresa tra il Capitolium e Santa Giulia. A Verona, dalla pubblicazione che tu hai citato, emerge con molta chiarezza che c'è, ad esempio, un massimo di circa 1000 frammenti nello scavo delle cortile di Tribunale e per lo stesso periodo 0 frammenti nello scavo presso il Vescovado, cioè presso la Cattedrale, e 31 frammenti nello scavo del Capitolio. Quindi mi chiedo se confronti così disparati all'interno della città ci consentano poi di fare confronti tra città distanti tra di loro. Qualche altro intervento, se no facciamo rispondere e poi passiamo ad altre. Credo che chiudiamo alle 7, no? Qui, Gian Pietro. Ecco, quindi teniamo conto che ci sono altre due relazioni, due commenti, quindi se non ci sono altri interventi, ora mai più, allora direi a Claudio Negrelli e Federico Cantini di rispondere. Io cercherò di includere un po' tutte le domande e le sollecitazioni che sono state avanzate per il mio intervento, che ha riguardato, se vogliamo, un paragone abbastanza spericolato tra due situazioni un po' diverse, ma erano due situazioni che mi sembrava fossero meglio studiate, più approfonditamente studiate di altre, per cui mi sembrava utile non tanto metterle a paragone, anche perché c'è una disparità cronologica tra questi contesti di prima età longobarda e il contesto di Rimini che appunto avevo messo in luce, ma mi interessava verificare in quale modo in questi casi fosse stata utilizzata la fonte ceramologica per arrivare a un'interpretazione generale, sociale, di tipo economico. E ho constatato che in realtà, a parte alcune classi ceramiche particolarmente caratterizzanti, come appunto la ceramica longobarda, in realtà l'analisi ceramologica basata su un approccio tradizionale più di tanto non potesse fare avanzare, non abbia fatto avanzare la ricerca, cioè al di là di constatare la presenza di una determinata classe in un determinato luogo della città o la presenza di importazioni, non risultava il dato ceramico determinante per l'avanzare appunto di una spiegazione, per la spiegazione in quanto tale. E questa spiegazione viene ad essere più collegata ad altri materiali, ad altre classi, l'accesso ai metalli, oppure, e mi è sembrata la cosa più importante, a un'analisi topografica globale della città, quindi un'analisi topografica in cui la ceramica, come ha detto appena Brogiolo, ha una parte
ovviamente importante, ma non esclusiva, perché comunque naturalmente si parla sempre di strutture e si parla anche di altre classi di materiali. E in effetti, per ricollegarmi a quanto detto sia da Arthur sia da dalla Molinari, mi pare che un passaggio, un'accelerazione alla nostra ricerca di carattere ceramologico possa venire proprio dalla considerazione dei consumi. Questo mi sembra una cosa assolutamente fondamentale, e quindi cercare di oltrepassare il pur importante stadio della ricerca tipologica quantitativa per arrivare alla determinazione dei consumi e del rapporto tra determinate forme, determinate classi e naturalmente tipi di consumo, cibo, accesso alla preparazione e al consumo, alla mensa, al comportamento che sta attorno al rifornimento alimentare, quindi ovviamente anche un approfondimento nel campo culturale, nel campo della sfera culturale. Per quanto riguarda invece il quesito che è stato fatto e che riguarda l'VIII secolo in Adriatico, innanzitutto anche da un punto di vista quantitativo io ritengo che il lavoro sia assolutamente a uno stadio iniziale, perché sono materiali che, mi sono reso conto, sono ancora scarsamente conosciuti anche per le loro caratteristiche fisiche. E materiali che noi percepiamo in grandissime quantità in questi empori, che non hanno sostanzialmente un passato romano, quindi il problema della residualità è molto contenuto. Altrettanto non possiamo dire per quanto riguarda le città di antica fondazione, cioè in questi casi possiamo riconoscere, nelle pubblicazioni sono state riconosciute alcuni individui particolarmente ben conservati, ma mi chiedo quante centinaia di frammenti possano essere siano passati sotto silenzio, semplicemente perché non si conoscono queste produzioni. Quindi ritengo che sia assolutamente necessario parlare di quantità, ma che sia ancora in qualche modo prematuro. Per quanto riguarda poi gli aspetti legati al commercio, se libero commercio oppure se ancora nell'VIII secolo lo Stato esercitasse un controllo particolarmente stretto su queste diffusioni, è un discorso che soprattutto ha affrontato Sauro Gelichi parlando della formazione di questi emporia. Ma a noi è sembrato che la stessa formazione di questi nuovi centri di commercio potesse essere spiegata più nel campo del libero commercio piuttosto che all'interno di una logica di fondazione di tipo statale o di una gestione di tipo statale. Quindi c'è tutto un dibattito sulle comunità che possono aver gestito questo tipo di situazione ed essere state protagoniste di questa situazione. E quindi lascerei la parola a Sauro se ha voglia di dire qualcosa su questi problemi più generali. E un'ultima risposta, Brogiolo. No, per quanto riguarda Rimini, purtroppo lo scavo di Piazza Ferrari costituisce sostanzialmente un unicum, quindi è vero, riconosco che sarebbe più utile porre a confronto situazioni diciamo complessive tra città e città. Ritengo comunque che soprattutto l'approccio topografico di carattere generale possa in primis individuare alcuni contesti ceramici, magari anche in rapporto al consumo, per poi, lavorando a campione, per poi affrontare i problemi posti dall'archeologia urbana anche in altri centri. Quindi, in poche parole, è ovvio, occorre studiare prima la parte ceramica dei contesti meglio studiati da un punto di vista globale, per poi passare naturalmente alle situazioni particolari proposte da altri scavi e da altri siti. Grazie.
Allora, cerco di andare un po' in ordine rispetto alle domande che mi sono state poste. Relativamente al quadro delle produzioni di età tarda antica, diciamo dalla seconda metà del IV secolo, è molto complesso il quadro che si può osservare in Toscana, in particolare per quanto riguarda la Toscana, diciamo, settentrionale e valdarnese. Sicuramente le produzioni locali, quelle che utilizzano rivestimenti di ingobbi rossi, vernici rosse, vanno a riempire effettivamente un gap, un vuoto lasciato dalla capacità di penetrazione delle importazioni. E questo lo si vede benissimo, è uscito recentemente un lavoro che avevo fatto appunto sul rapporto tra importazioni e produzioni locali. Si vede benissimo che queste importazioni rimangono sostanzialmente solo lungo la costa e nel Valdarno, e il centro della Toscana è zeppo di produzioni locali. Questo naturalmente non significa, e questo mi riallaccia anche a alcune considerazioni più generali che sono state fatte, che l'importazione sia un indicatore di status, perché qui naturalmente dobbiamo considerare la facilità d'accesso alle merci. È un caso esemplare, penso sia il rapporto tra i corredi aretini, che stiamo studiando con Alessandra, e quelli fiorentini. A Firenze arrivano merci di importazione fino al Pieno VII, ad Arezzo, dove sappiamo dalle fonti epigrafiche che risiedevano personaggi legati alla corte imperiale, insomma, eccetera, eccetera, non abbiamo nessuna importazione, ma pochissime importazioni le abbiamo anche per il periodo medio imperiale, quindi non è che cambi molto, però abbiamo corredi di produzioni locali articolatissimi, quindi il corredo, la varietà funzionale, quello che dicevi prima appunto, per cuocere determinate pietanze servono diversi tipi di oggetti. Ecco, se si va a osservare la complessità del corredo si vede benissimo che probabilmente elite risiedevano ad Arezzo come risiedevano a Firenze, pur consumando merci di tipo differente. Il discorso del parassitario probabilmente sì, è un'espressione poco così utile per spiegare quello che volevo dire. Riguardava non tanto queste produzioni rivestite di ingobbio quanto le produzioni di ceramica dipinta, perché queste si ritrovano soltanto nel Valdarno, cioè in un'area dove sostanzialmente continuano ad arrivare importazioni, e quindi una possibile spiegazione è che gli artigiani, sulla spinta delle produzioni che si riattivano di anfori empoliesi e probabilmente vanno a rifornire Roma di vino, tentano di produrre qualcosa di diverso rispetto a ciò che circola, e quindi appunto si ingegnano e iniziano a produrre queste ceramiche dipinte che seguono comunque una coinè culturale che richiama produzioni bizantine, produzioni che circolano nel Mediterraneo, basti pensare alle produzioni ateniesi, egiziane e via di seguito. Poi accolgo il discorso, secondo me molto utile, di proporre anche all'interno della SAMI gruppi di ricerca tematici trasversali. Secondo me è una buona occasione anche di dialogo tra chi lavora nell'Italia meridionale e nell'Italia settentrionale, specie per quanto riguarda la redazione dell'agenda delle domande, e quindi dopo anche il confronto. Passando al professor Gelichi, sulle produzioni invetriate, gli studi più recenti mi sembra che propongano datazioni sempre più basse delle produzioni invetriate, diciamo, di area toscana, specie delle produzioni a vetrina sparsa, e questo in sintonia anche con la ridatazione delle produzioni dell'area dell'Italia settentrionale. Secondo me si collegano allo spostamento di maestranze, perché guarda caso si ritrovano nella fascia costiera della Toscana meridionale, quindi in prossimità all'area laziale, dove l'uso della vetrina era diffuso fin da età più antiche, e poi stanno uscendo una serie di materiali dalle aree subappenniniche in prossimità delle zone romagnole, dove anche i vostri lavori stanno facendo vedere queste produzioni che ho visto state ridatando rispetto alle datazioni al nono, più verso la fine del X secolo. E quindi probabilmente c'è uno spostamento forse di maestranze, ma su questo forse servono. Però sembrano quindi due. Sì, due tradizioni diverse, infatti anche le forme prodotte sono diverse, sembrano proprio due correnti differenti. Per quanto riguarda le considerazioni di Alessandra, sì, sicuramente produzioni, cioè sicuramente.
penso che sia molto probabile che attività produttive non fossero solo legate ai grandi latifondi, ma anche a comunità contadine dove le persone e i beni erano gestiti in maniera differente. Il latifondo forse consente di spiegare meglio la capacità di gestire la ricchezza e di produrre surplus, però appunto sono tutte cose che avevo proposto come ipotesi da verificare con il proseguo appunto delle ricerche. E poi su centri di produzione, secondo me è importante individuare e scavare centri di produzione, perché molto spesso è importantissimo, queste sono le cose ovvie, studiare le merci dal punto di vista del consumo, però anche dal punto di vista dei centri di produzione, perché molto spesso si cerca di fare ipotesi sui centri di produzione partendo solo dalle attestazioni del consumo, e poi quando si scavano i centri di produzione ci si rende conto che invece la realtà è molto diversa. Allora, se si riuscisse a così confrontare sia i centri di produzione che il consumo, forse si riuscirebbe a capire delle logiche che non sono così semplici e scontate come si può pensare. E in ultimo, così anche per restringere il tempo, la domanda di Vasco, velocissimo, come cambia con l'età longobarda il quadro della produzione e della circolazione? Allora, un primo grande cambiamento è sicuramente prima dell'arrivo dei Longobardi, cioè è la guerra greco-gotica, e sostanzialmente cancella tutte quelle attività produttive che seguivano e che erano nate, che si erano sviluppate su logiche ancora tardantiche. Basti pensare a tutta la produzione delle anfore di Empoli diretta al rifornimento di Roma, eccetera, eccetera. Poi emerge un quadro produttivo invece proprio nella seconda metà del VI, è quello che poi si trascina ininterrottamente per tutto l'Alto Medioevo. La qualità delle merci prodotte, quindi le tecnologie adottate, non sono di minore qualità, se si può usare questo termine, rispetto a quelle di età precedente. Presentano quadri, diciamo, di corredi molto diversi, probabilmente rispondono a capacità di consumo, usi differenti. Basta, poi magari su questo ne parliamo, non stiamo a prendere ulteriore. Grazie.